È stata un'intensa manifestazione di dolore, come una sinfonia umana. Non la dimenticherò mai. Me lo porterò nella tomba, questo lamento. Sento solo questo quando guardo questa immagine. Una cosa tremenda. All'inizio del 2003, il fotoreporter Philip Blenkinsop fa una tragica scoperta nel cuore della giungla. Si imbatte nel cosiddetto esercito segreto della CIA, abbandonato da decenni nella zona speciale di Ksai Somvun, nel Laos. Eravamo i primi volti occidentali che quella gente vedeva da quando gli americani se n'erano andati. Pensavano che quei giorni, vissuti nella paura e passati a nascondersi, fossero finiti. 12.000 veterani con le loro donne e i loro bambini si scontrano con le truppe comuniste del Laos da ormai 30 anni. Ora vogliono solo andarsene. But all we want in Laos is peace, not war. As far as American manpower in Laos is concerned, there are none there at the present time on a combat basis. Nella storia della guerra aerea, il Laos è il paese più bombardato al mondo. Io sono convinto che stiamo liberando un popolo. Arrivammo e distruggemmo tutto ciò che avevano, tutto ciò che amavano e a cui tenevano. Il Laos, negli anni 60 e 70, divenne il modello della guerra del XXI secolo. Se volete sapere come saranno combattute le guerre fino alla fine di questo secolo, guardate il Laos. Dal 1960 al 1975 la CIA conduce una guerra clandestina nel Laos, parallela a quella nel Vietnam. Long Cheng, una remota valle laotiana, diventa il quartier generale dell'agenzia, nonché l'aeroporto più trafficato del mondo, ma non compare su alcuna mappa. Long Cheng era una base segretissima, nessuno ne sapeva niente. Credo che all'epoca neanche il Congresso ne fosse a conoscenza. Ogni giorno partono più di 400 voli da Long Cheng e la guerra segreta diviene l'operazione più imponente nella storia della CIA. La Repubblica Democratica Popolare del Laos è rimasta isolata per quasi 20 anni dopo la guerra. Per tutto questo tempo il paese ha custodito i propri segreti fra le sue montagne. Il Laos è l'unico paese dell'Asia sud-orientale senza sbocchi sul mare. A causa della sua posizione strategica è stato usato come pedina nei giochi strategici delle nazioni confinanti e ultimamente anche delle potenze mondiali. La pianura delle Giare, nel nord del Laos, rimane il luogo più bombardato del mondo. Prima della guerra qui vivevano 50.000 persone. Molte appartenevano al popolo Hmong, un'etnia delle montagne. Secondo un'antica leggenda locale, queste giare furono create da una razza di giganti che vi fecero fermentare il vino di riso per festeggiare la vittoria di una sanguinosa battaglia. Smobilitazione. Le tracce della guerra segreta conducono alla zona speciale di Ksai Somvun. Al suo interno si trova Long Cheng, l'ex base aerea della CIA. È lì che siamo diretti. Ci stiamo dirigendo verso Ksai Somvun, la zona speciale. La chiamano così perché il governo deve dedicargli un'attenzione molto speciale. A causa di problemi legati al terrorismo,
e agli attacchi dei predoni. Il governo ha dislocato molti militari qui e ci sono moltissimi accampamenti. Io conosco il loro capo. Susat Petrasi conosce molte persone e ci accompagnerà a Longcheng. Nessun estraneo ha più raggiunto la base segreta dopo la fine della guerra, nel 1975. Superiamo il posto di blocco senza essere perquisiti. Tutto intorno, le ferite della guerra sono ancora visibili. I supporti delle bombe a grappolo sono usati come sostegni per le case. Interi villaggi sono stati costruiti usando resti bellici. Soon you'll be on television. Everyone will know Paul. Okay? Quarant'anni fa, Fred Branfman è venuto nel Laos al seguito di un'organizzazione umanitaria. Oggi torna nel luogo che gli ha cambiato la vita, la pagoda di Luang. Quando arrivai alla pagoda, ero solo un avventuriero. Non avevo uno scopo nella vita. Entrai nella pagoda, parlai con quelle persone e un'ora dopo ne uscii completamente cambiato. C'erano migliaia di profughi che vivevano accampati lì come animali. Mi avvicinai a uno di loro e iniziammo a parlare. Mi disse che il suo villaggio era stato bombardato. Non riuscivo a capire. Ero sconvolto, è incredibile, non ne sapevo niente, sebbene vivessi in Laos. E capii che nessuno fuori dal paese ne sapeva niente. C'erano stati bombardamenti segreti per 5 anni che avevano ucciso migliaia di persone costringendo intere popolazioni a nascondersi. La cosa mi fece quasi impazzire, perché non avevo parametri morali o concettuali con cui spiegarla. Quando leggi sul giornale una notizia del genere, pensi che al mondo succedano cose orribili, ma quando lo vedi con i tuoi occhi, quando succede a persone a cui tieni e che non vorresti veder morire, lo shock rischia di farti impazzire. Queste sono le uniche testimonianze dirette dei massacri, delle carneficine di civili fatte dalla guerra aerea nella pianura delle giare. Senza questi disegni avremmo solo i racconti delle persone. Ma è proprio dai disegni e dagli scritti che li descrivono che capiamo cosa significhi vivere sotto i bombardamenti e vedere i tuoi cari bruciare vivi. Le storie dei profughi colpiscono profondamente Branfman, che decide di scoprire di più sulla campagna di bombardamenti segreti. Con il suo amico laotiano Neung, torna al campo profughi quasi ogni giorno. 30 anni dopo, il campo è diventato un villaggio e quasi tutti i profughi vivono ancora qui. Ah, questa è sua moglie. È davvero un piacere conoscerla. Ciao, Ciao, Lava.
Ho intervistato oltre 2000 persone nel Laos del nord e del sud, dalla pianura delle Giare all'area del sentiero di Ho Chi Minh, e tutte mi hanno raccontato la stessa storia. In questo disegno si vedono chiaramente gli aerei e le risaie. All'epoca avevo 14 anni. Nella zona in cui vivevo ai tempi della guerra c'erano molte montagne ed era disseminata di campi. Noi lavoravamo tutto il giorno alle coltivazioni. Capitava spesso di udire gli aerei, ma quando sentivamo i motori erano già sopra la nostra testa. Erano velocissimi. Dal 1964, la versione ufficiale degli Stati Uniti è sempre stata che, dietro richiesta del governo laotiano, sono stati effettuati voli di ricognizione da aerei armati. In realtà, l'aviazione americana sganciava bombe ogni 8 minuti. Quando i cacciabombardieri non riuscivano a raggiungere i loro obiettivi in Vietnam, si liberavano delle bombe sganciandole sul Laos, perché non potevano atterrare con bombe a bordo. A Sam Thong e Long Cheng si videro le cose peggiori. La zona era disseminata di cadaveri, si inciampava nei corpi. I morti erano talmente tanti che venivano accatastati uno sull'altro. Chi non faceva in tempo a raggiungere i rifugi veniva sorpreso all'esterno delle esplosioni e colpito da pietre e detriti. Molti venivano falciati dalle schegge. Qualcuno si ritrovava con le gambe spezzate. Ricordo che c'era sangue dappertutto. Tutti erano sporchi di sangue. Il numero delle vittime era altissimo. Alcuni furono addirittura sepolti vivi. Molti avevano i volti e i corpi completamente carbonizzati. Nella grotta di Tan Piu, l'intera popolazione di un villaggio è sterminata da un missile. Muoiono in 473, fra uomini, donne e bambini. All'inizio degli anni 60, la terra del milione di elefanti e del parasole bianco, come i laotiani chiamavano il loro paese, è ricca o povera, a seconda dei punti di vista. È ricca di cultura, con oltre 50 gruppi etnici diversi. Alcuni vivono in aree talmente isolate da non aver mai sentito parlare del loro governo, e molti rispondono solo al loro villaggio o alla loro tribù. Economicamente, però, è una delle nazioni più povere del mondo. Il problema del Laos è la sua posizione geografica, confinante con due paesi comunisti, il Vietnam del Nord e la Cina. Nel 1954 il Laos è dichiarato neutrale. Ma a causa della sua importanza strategica durante la Guerra Fredda diviene un luogo di conflitti fra le ideologie di destra e sinistra. Basandosi sulla teoria dell'effetto domino, gli Stati Uniti decidono che il Laos è uno stato cuscinetto utile ad arrestare l'avanzata del comunismo. Per questa ragione gli USA finanziano l'intero contingente militare laotiano. Ma per giustificare un intervento gli americani devono destabilizzare il paese e per farlo sostengono fazioni politiche opposte. Il Parlamento si divide in 3 schieramenti rivali, i conservatori filoamericani e i neutralisti che ricevono armi dall'America. E i loro nemici, i comunisti del Pathet Lao, dotati di armi sovietiche. Ufficialmente, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sostiene il primo ministro neutralista, Suvanna Puma, mentre la CIA, segretamente, fornisce armi a un generale conservatore. Il risultato? La guerra civile. Nel 1960 hanno inizio gli scontri tra i conservatori, i neutralisti e il Pathet Lao. La strategia segreta degli Stati Uniti sembra dare i suoi frutti.
the security of all Southeast Asia will be endangered if Laos loses its neutral independence. Its own safety runs with the safety of us all, in real neutrality, observed by all. Pubblicamente Kennedy concorda con Khrushchev nel dire che il Laos non dovrebbe diventare zona di guerra. A Ginevra, il Laos viene dichiarato di nuovo neutrale. Nel 1962 nasce un governo di coalizione formato dai tre partiti rivali e gli Stati Uniti ritirano i loro consiglieri militari. Kennedy però gioca sporco. Falsifica una mappa aumentando la presenza dei comunisti segnalata in rosso. Le truppe alleate degli Stati Uniti in blu non compaiono sulla mappa di Kennedy. Ciò gli consente di stanziare 5.000 soldati nella vicina Thailandia. Nel frattempo, il presidente americano ha già dato il via libera alle operazioni segrete nel Laos. La guerra segreta è iniziata. American Enterprise Institute, un think tank di ispirazione repubblicana, incontriamo James Lilly. Lilly è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Cina e nella Corea del Sud e ha iniziato la sua carriera nella CIA in Laos. Ero all'ultimo anno all'università di Yale a New Haven, nel Connecticut, quando fui avvicinato da un professore che mi portò nel suo studio, uno studio finemente arredato, luci soffuse, scaffali colmi di libri, fumo di pipa, giacca di tweed. Ah, scusate. Pronto? Sì. Disse, lei ha svolto studi sulla Russia, il che ci interessa moltissimo. Inoltre è stato un atleta, capitano della squadra universitaria, che dimostra che ha carisma. Ha partecipato al programma di addestramento dell'aviazione militare, il che dimostra interesse per la vita militare. Inoltre è nato in Cina, insomma, è proprio il tipo di uomo che cerca la CIA. Anche Vint Lawrence viene reclutato dalla CIA appena finita l'università. Il 22enne viene mandato nel Laos nel 1962, quando le forze americane ufficialmente stanno lasciando il paese. All'inizio pensai di essere stato estremamente fortunato. Era una missione in un luogo esotico. Per un giovane come me, che aveva solo una vaga idea dell'estremo oriente, era affascinante. Faceva caldo. Le donne erano bellissime. E a me sembrava di stare in paradiso. Il nostro scopo era trovare una grande valle da utilizzare come pista di atterraggio e di decollo e che fosse accessibile. Long Cheng fu uno dei primi a vedere quella valle. Era un luogo perfetto, pieno di vegetazione e di rocce, e in cui abitavano solo una decina di persone. Fu proprio lì che cominciammo. Lì incontrarono il popolo delle montagne, gli Hmong, che odiavano ferocemente i vietnamiti che vivevano sulle montagne circostanti. Quella gente era disposta a combattere. Venne addestrata e organizzata sotto la guida di Wang Pao, che sembrava un buon leader. Era un ex sergente dell'esercito francese, aveva carisma, era un combattente. Furono un paio di ufficiali americani a scoprirlo. Erano alla ricerca di un alleato forte nel sud-est asiatico. La prima volta che lo incontrai stava venendo verso di me. Gli trascinarono davanti un disertore e lui, senza neanche fermarsi, estrasse la pistola e gli sparò in testa.
Capii subito che dovevo ascoltare quello che aveva da dirci. Gli americani tollerano i metodi brutali di Wang Pao. Hanno bisogno di un alleato. Oggi Wang Pao è il leader dei 250.000 Hmong espatriati negli Stati Uniti. I suoi seguaci lo chiamano affettuosamente il generale. Sapevamo che l'America avrebbe sostenuto la democrazia. Quindi per noi era naturale combattere a fianco degli Stati Uniti. Volevamo un governo democratico e avevamo deciso di lottare per ottenerlo. Dissi che avevamo bisogno di 5.000 fucili, di munizioni, di cibo e di radio, ma non parlammo di soldi. I mercenari Hmong vengono addestrati a Long Cheng da una delle unità d'élite dell'esercito thailandese. Usammo i thailandesi. C'erano molte unità thailandesi disponibili, di grande valore, che potevano essere usate al posto di unità americane. Il loro impiego permise di minimizzare la presenza americana e di non dare troppo nell'occhio. I soldati thailandesi dalla parte di Vint Lawrence sembrano laotiani, il che aiuta la CIA ad aggirare gli accordi di Ginevra. Molti Hmong non hanno mai visto il metallo, figurarsi degli aerei. La loro cultura medievale sta per scontrarsi con l'era dello spazio. Prima di imparare a guidare un'automobile, imparano a pilotare un aereo. A quel punto eravamo ancora dalla parte dei buoni. Stavamo facendo la cosa giusta con le persone. Ogni 8 minuti. Quando i reduci tornano in patria, il conflitto invade le strade dell'America e l'opinione pubblica insorge contro la guerra del Vietnam. Ma i reduci del Laos sono costretti a restare in silenzio e il congresso continua a essere tenuto all'oscuro dell'operazione. Gli inviati di guerra in Vietnam possono raggiungere il fronte, ma i giornalisti inviati nella capitale laotiana non hanno accesso alle informazioni e quasi tutti si attengono acriticamente alla versione ufficiale delle forze armate americane. Mi sconvolsero in particolare due giornalisti molto noti. Uno era Ted Koppel, che successivamente divenne il capo dei corrispondenti del Nightline, e l'altro era Bernal Kalb, che all'epoca era un importante corrispondente per la CBS. Lavorai con entrambi. Li portai nei campi profughi. Sapevano che era stato Kissinger a ordinare i bombardamenti che avevano ucciso migliaia di innocenti in violazione delle regole imposte dal tribunale di Norimberga. Bernard Kalb scrisse una biografia di Kissinger nella quale non si fa il minimo accenno al Laos, sebbene sapesse che Kissinger aveva ordinato quel bagno di sangue. Perché? Per fare carriera. Solo nel 1971 tre giornalisti riescono finalmente a raggiungere Long Cheng e a scoprire la base segreta. Dopo 9 anni di operazioni segrete, Long Cheng è svelata al mondo. Ma la guerra in Laos continua a latitare dalle prime pagine dei giornali. Anche dopo la scoperta dell'esistenza di Long Cheng, nulla cambiò. E la guerra continuò senza accennare a placarsi. La guerra ha raggiunto il suo apice e nel 1971 Long Cheng viene attaccata dalle forze nord-vietnamite e del Pathet Lao. I nuovi funzionari della CIA, come Lai Chavez, hanno l'incarico di mobilitare ciò che resta dei mercenari a loro disposizione. Chavez filma le proprie truppe che marciano verso il confine. Li mandai a combattere e subimmo molte perdite. Nei primi 5 o 10 minuti perdemmo 40 uomini, tra morti e feriti. Il comandante laotiano era furioso e disse: «A voi americani piace combattere standovene a 25 metri di distanza».
Ero molto spaventato. Durante la carica cantai un vecchio inno che mi avevano insegnato i miei genitori. Masaya del Sol. Lo cantai a squarciagola mentre avanzavo sulla collina. Durante la riconquista della collina perdemmo 900 uomini, tra morti, dispersi e feriti. In tutto avevamo perso quasi 3 battaglioni nel giro di una settimana e mezza o poco più. Dopo 11 anni di guerra, tutti gli uomini Umong di età idonea sono morti. Così la CIA manda al fronte migliaia di bambini. Dice che non è felice. Vorrebbe studiare e imparare le cose, ma è stato costretto a fare il soldato. Ormai, dopo anni di bombardamenti, la pianura delle giare ha cessato di esistere, ma il peggio deve ancora venire. La pianura delle giare è il simbolo di questa gente che vive su confini poco definiti, di questa gente del terzo mondo che non vediamo mai, di cui non sappiamo niente, e che può essere cancellata dalla faccia della terra a nostra completa insaputa. Fecero decollare i B-52 per dei bombardamenti a tappeto chiamati Operazioni Arc Light. Gli attacchi dei B-52 si concentrarono su un'area larga 1 chilometro e lunga 3. Gli aerei volavano talmente in alto che nessuno li udì arrivare. Arrivarono prima le bombe. Quella che ha avuto inizio come una guerriglia supportata dall'aviazione è diventata una guerra aerea vera e propria. Sebbene i B-52 si dimostrino armi inadeguate agli attacchi nella giungla, la macchina bellica non accenna a fermarsi. Per un periodo di 9 anni, l'aviazione americana conduce attacchi aerei a intervalli di 8 minuti. Ogni forma di vita in territorio nemico era considerata un obiettivo. In Laos colpivamo qualsiasi cosa si muovesse, con i fucili, con le bombe o con il napalm. Ordinai almeno 10 operazioni Arc Light. Me ne stavo sulla pista dei Taken e guardavo la valle. Improvvisamente fu come se la terra intera esplodesse. Deve essere stato terribile per i sopravvissuti. Saltò in aria tutta la valle. Voglio complimentarmi con l'agenzia, con i funzionari, con lo staff, con tutti. È stata un'operazione organizzata in modo eccezionale. E ne vado fiero. Per il mio lavoro in Laos ho ricevuto la stella al valore della CIA. È un grande onore e solo a pensarci mi viene da piangere. La guerra segreta in Laos è stata la guerra aerea più violenta della storia. Gli Stati Uniti hanno sganciato più bombe sul Laos che sulla Germania e sul Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti si sono resi colpevoli di crimini di guerra, violando sistematicamente le leggi belliche per precisa volontà dei loro comandanti. Uno di questi crimini è stato il bombardamento del nord del Laos. Abbiamo distrutto una civiltà, una piccola civiltà medievale, la civiltà Lao Fung, che viveva nell'area della pianura delle giare.
L'abbiamo cancellata dalla faccia della terra, abbiamo trasformato migliaia di uomini e donne in profughi, abbiamo mietuto non so quanti morti, non esistono dati ufficiali, abbiamo incenerito, vaporizzato corpi umani in questa guerra aerea. E alla fine cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo perso. Non l'ho mai fatto per i miei genitori. È difficile. Non so cosa dire. È importante chiedersi come facciamo queste cose. Spesso interveniamo in paesi stranieri e i nostri politici fanno leva sui nostri sentimenti spiegandoci che dobbiamo farlo, ma non pensiamo mai abbastanza a come farlo. Ed è il come che conta, non chi ha ragione e chi ha torto. Alla fine del viaggio raggiungiamo Longcheng. È evidente che il villaggio è sprofondato nell'oblio. Poche truppe laotiane presidiano quella che sembra oggi una città fantasma. Nel futuro costruiremo una nuova strada per la provincia di Xiangquang. Significa anche che permetteremo l'accesso a Longcheng come attrazione turistica. La casa di Wang Pao è sigillata e le strutture della CIA sono in rovina. Da qui, la visione americana di un mondo libero ha portato solo morte e distruzione. Oggi, Longchen è una severa testimonianza del fallimento di tale visione. Nel maggio del 1975, due settimane dopo la fine della guerra in Vietnam, il Pathet Lao vince e la CIA abbandona Longcheng, portando con sé 3.000 Hmong. Ma altre migliaia di persone vengono abbandonate e devono cavarsela da sole. Oggi, più di 30 anni dopo, questo popolo dimenticato ha finalmente la possibilità di trovare la pace. Perché suo figlio è in Iraq? Gliel'ho domandato. Ho chiesto a mio figlio, perché vai laggiù? Mi ha detto, devo un sacco di soldi a un sacco di gente. E in questo modo posso regolare i miei conti. È per questo. È la stessa cosa che feci io.